Chi è Bob Lazar? Un fisico che avrebbe lavorato nei pressi dell'Area 51 a stretto contatto con dischi volanti e misteriose tecnologie capaci di far viaggiare nel tempo e nello spazio, come dice lui? E che cosa sarebbe in realtà, secondo lui, l'elemento 115 della tavola periodica? Quando si parla di UFO, complotti, Area 51, è impossibile non imbattersi nel nome di Bob Lazar e nei riferimenti all'elemento 115. Ma che cosa c'è di vero in tutto quello che si racconta? È proprio a questo che tenteremo di dare risposta oggi insieme a Strane Storie. Dovessi dedicare una puntata a Bob Lazar, probabilmente dovrebbe durare qualche ora. Bisognerebbe infatti elencare le sue numerose affermazioni, sottoporle a verifica una per una, fare un elenco delle molte incongruenze, inesattezze, fantasie che contengono. In realtà poi tutto questo è già stato fatto tante volte da altre personalità che si occupano di indagare con un approccio scientifico questi argomenti, soprattutto negli Stati Uniti. E si trova facilmente in rete, in tanti libri anche, una disamina, no, critica delle sue affermazioni. Nella descrizione sotto il video, come per tutti i miei video, lo sapete, troverete alcuni titoli, diversi link che potete consultare se avete voglia di approfondire e di saperne di più. Magari in futuro torneremo, mi occuperò di alcuni particolari della narrazione molto particolare di Bob Lazar, ma oggi, pur dovendo inquadrare questo personaggio per capirne un po' la credibilità, vorrei concentrarmi solo su quello che qualunque ufologo, dal più navigato all'ultimo arrivato, continua a chiamare l'elemento 115. E quindi cercheremo di capire cos'è realmente e che cosa Lazar sostiene che sia, cosa sopravvive ai nostri giorni delle parole di Lazar e se queste sono state capite o se sono state cambiate in una maniera fantasiosa, come ahimè spesso capita. Ma soprattutto cercheremo di analizzare la vicenda alla luce delle scoperte fatte davvero finora. Tra i molti appassionati che diffondono i racconti di Lazar, a volte ci sono anche dei personaggi anonimi, insomma, gente che si rende irriconoscibile, di conseguenza è molto poco credibile. Per non complicare le cose, non citerò uno per uno tutti questi improbabili personaggi, questi Napalm 51, no? Che una ne dicono e 100 ne pensano. Ogni volta che mi riferirò a qualcuno di loro che non sia Bob Lazar stesso, ne parlerò definendoli come il cospiratore di turno. Ve lo ricordate? Magari a qualcuno torna in mente quel personaggio che era nato dalla penna di Max Bunker e dal pennello di Magnus. Ecco, maschera e anonimato in effetti restano proprio uguali. In più, vista l'elevata specializzazione degli argomenti che tratteremo, infatti siamo nel territorio in cui la chimica sfuma verso la fisica, tutto quello che dirò nei prossimi minuti, insomma in questo episodio, è stato verificato e ricontrollato da esperti, a partire dal professor Massimo Umberto Tomalino, professore di chimica al Politecnico di Torino. E dunque, come inizia questa storia? Dobbiamo tornare al 1989, quando il giornalista George Knapp, conduttore di programmi in cui spesso si parla di UFO, viene contattato da un personaggio che sostiene di dover fare una serie di rivelazioni sconvolgenti e naturalmente ha pensato che farle in TV e al programma di Knapp sulla Class TV fosse la cosa migliore. Ma perché deve farlo? Ma è semplice, perché ne va della sua vita. Se rivela quello che sa, forse loro eviteranno di farlo scomparire. Loro, infatti, devono mantenere il segreto su argomenti che rivoluzionerebbero l'esistenza umana. Questo personaggio oscurato e nominato Dennis nella prima intervista del maggio 1989 è il signor Robert Scott Lazar, meglio noto come Bob Lazar, che passerà alla storia dell'ufologia come colui che descrisse l'elemento 115 anni prima che venisse scoperto. Davvero? E poi, chi sono questi loro e perché vogliono far sparire Bob Lazar? E quali sono gli argomenti tanto sconvolgenti di cui parla?
Bentrovati naviganti del mistero e dell'insolito. Io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di Strane Storie, la mia serie che ogni settimana ci condurrà a indagare con gli strumenti della scienza e della razionalità enigmi e credenze ai confini del reale. Se volete unirvi agli altri naviganti per scoprire i segreti del mio mestiere, imparare a vostra volta a indagare misteri e magari a collaborare con me, vi invito a sbarcare sulla nostra Isola del Mistero, la mia pagina Patreon, che ci dà la possibilità di realizzare questo e tutti i contenuti che condivido gratuitamente con tutti quanti. Poi vi ricordo il mio nuovo libro, La scienza dell'incredibile, come si formano credenze e convinzioni e perché le peggiori non muoiono mai. È un libro in cui cerco di rispondere a una domanda che può sembrare semplice, ma allo stesso tempo è uno degli interrogativi più profondi. Perché crediamo? Come nascono, crescono e si diffondono le nostre credenze e convinzioni? E quanta colpa ha il web per la circolazione di bufale e fake news di ogni tipo? Verrebbe da pensare oggi che la tecnologia, il web, i social siano quasi la causa della disinformazione, delle credenze false che ci circondano. In realtà non è così. Questo tipo di credenze, questa tendenza che ha l'essere umano a credere a certe cose, ci accompagna da sempre. Le tecnologie però in qualche modo la favoriscono, perché da un lato diffondono in maniera velocissima ogni tipo di affermazione in qualunque angolo del globo e potenzialmente possono raggiungere anche numeri molto importanti. Dall'altro lato diventano delle nicchie ecologiche perfette per la nostra mente paleolitica, che è sempre alla ricerca di collegamenti anche dove non ci sono, di colpevoli, di mandanti, dietro qualunque fatto avvenga. E quindi in questo senso sì, le tecnologie possono diventare un pericolo. È chiaro che non si può limitare la libertà di parola di nessuno, ma bisogna stare attenti quando le affermazioni e i comportamenti che poi ne conseguono possono avere delle conseguenze negative per la società, perché è un attimo, come abbiamo visto, iniziare a leggere certe chat e iniziare magari a lasciarsi affascinare da certe teorie e poi andare ad assaltare Capitol Hill nella convinzione profonda di stare facendo il bene della nazione. Vi segnalo che i prossimi appuntamenti in cui presenterò La scienza dell'incredibile saranno a Novara il 26 aprile alle 18 al Circolo dei Lettori e a Bologna il 18 aprile alle 18:30 al Teatro Deon. Trovate tutte le date nell'avviso ai naviganti, la mia newsletter settimanale, e vi confermo che verrò anche al sud, in Campania, in Puglia, in Sicilia. Iscrivetevi alla newsletter per avere tutti i riferimenti, trovate il link qui sotto. Vi aspetto, ma ora torniamo a Bob Lazar e alle sue affermazioni letteralmente incredibili. Robert Scott Lazar nasce nel 1959, forse a Coral Gables in Florida, ma il suo Social Security Number viene emesso nel 1974 nello stato di New York. In base a quanto racconterà in futuro Stanton Friedman, un fisico con convinzioni ufologiche che indagherà a fondo e in maniera molto critica su Lazar, è in quest'ultimo stato che nel 76 Lazar si diploma alla Tresper Clark High School di Westbury, un villaggio di Long Island. Ma Bob a scuola non va molto bene. Il risultato conseguito lo pone troppo in basso nelle graduatorie per ambire, sperare di entrare in università quali l'MIT o il Caltech, cioè il Massachusetts Institute of Technology o il California Institute of Technology. E sempre nel 76 Lazar pare aver iniziato a frequentare il Pierce College di Los Angeles, in seguito al trasferimento sulla costa ovest degli Stati Uniti. Friedman conferma in seguito questa notizia dopo aver rintracciato un ex insegnante di Lazar al Pierce. Nel 1978, due anni dopo, come afferma lo stesso Lazar, consegue una laurea breve, cioè un Bachelor of Science degree in fisica e tecnologia elettronica all'Università per Corrispondenza Pacifica University, università che poi viene chiusa lo stesso anno perché vendeva le lauree. Lazar afferma di aver frequentato la Cal State University a Northridge e subito dopo di aver conseguito una laurea, un master's degree, al Caltech, a partire da un periodo incerto tra il 77 e il 78. Ma, mentre negli archivi del Caltech non figura nessun Robert Lazar, ne esiste invece uno tra i laureati nel 78 in Business Administration alla Cal State, ma si rivelerà essere solo un omonimo. Quando l'ha preso questo master's of degree?
probabilmente nel 1992, è la data in cui Lazar afferma di avere conseguito questo master degree anche addirittura all'MIT. Vista la sovrapposizione con altre date e altri luoghi di cui si ha conferma, sembra un po' difficile che Lazar abbia preso una laurea in fisica all'MIT, Massachusetts Institute of Technology, cioè 4.000 km di distanza dalla California, mentre studiava appunto a Los Angeles, quindi abbia fatto il pendolare. Beh, sembra abbastanza difficile da credere. E d'altra parte di questa laurea non si trova la tesi, non si trova nessun documento, del corso di laurea non esiste traccia all'MIT. E comunque non dimentichiamo, i suoi voti alla high school, la scuola superiore, erano voti che non gli avrebbero mai consentito di entrare né alla Caltech né all'MIT. Naturalmente Lazar non ha mai fornito nessun documento dei suoi titoli di studio, dei titoli di studio che almeno lui vanta. Se mi fossi laureato all'MIT, forse me lo ricorderei perfettamente la data della laurea, non forse il 1982. Già un po' sospetta la cosa. La prima apparizione di Lazar sui media avviene alla fine di giugno del 1982, quando il Los Alamos Monitor pubblica un articolo dedicato alla macchina jet di quello che viene definito un fisico dei Los Alamos National Laboratories. Un gran bel posto di lavoro per un neolaureato 23enne che ha anche il tempo e la capacità di costruire un motore a getto da applicare alla propria auto, ma che sostiene di averne già costruito uno da ragazzo per la sua bicicletta. L'articolo non menziona titoli di studio, ma nonostante la sua pubblicazione anche su altre testate tramite la Associated Press, l'accuratezza del pezzo sembra decisamente scarsa. Il giornalista non ha verificato in nessun modo le affermazioni del cosiddetto fisico Bob Lazar. Se lo avesse fatto, avrebbe scoperto che il motore di cui parlava era il motore a reazione a pressione di Gluharef, del tutto incapace delle prestazioni favoleggiate nell'articolo da Lazar. E inoltre sia il motore dell'auto sia quello della bicicletta erano stati molto probabilmente comprati dal produttore, la AMG Engineering, e non costruiti da Lazar. Al tempo dell'articolo, Lazar sembra essere un tecnico elettronico della Kirchmeier, una delle più piccole ditte che fornivano staff di supporto ai laboratori di Los Alamos. Lazar sostiene addirittura di avere conosciuto Edward Teller, il padre della bomba all'idrogeno. Teller, racconta sempre Lazar, stava leggendo sul monitor della macchina che avevo inventato poco prima di tenere una conferenza proprio a Los Alamos, e 6 anni più tardi, ricordandosi di quell'articolo, Teller stesso in persona avrebbe espressamente richiesto Lazar ai laboratori S4 tramite la AGNG. Un'esperienza che segnerà molto la vita di Lazar. Nel tempo intercorso tra i due impieghi a Los Alamos, il sedicente laureato all'MIT apre un laboratorio di elaborazioni fotografiche, si ritrova indebitato con diverse persone, i suoi stessi genitori compresi, dichiara bancarotta e quindi si trasferisce a Las Vegas in Nevada. E cosa fa? Compra una casa per appuntamenti legale a Las Vegas. Nel 1988 è lui a contattare Teller e ottiene un colloquio ai Los Alamos National Laboratories per contribuire al progetto GRUM, un acceleratore di protoni. Qualche anno dopo, nel 1990, Lazar verrà riconosciuto colpevole di avvio e sfruttamento della prostituzione ai danni di una donna e condannato a 150 ore di servizi socialmente utili, all'obbligo di non avvicinarsi a case di tolleranza e di sottoporsi a psicoterapia. Infine, nel 2003 viene arrestato per vendita di materiali esplosivi pericolosi tramite la sua società, la United Nuclear, reato per cui viene condannato nel 2006. Ma torniamo alla famosa intervista da cui tutto inizia. Quando parla con George Knapp, sapete, no, con il viso oscurato, la voce distorta, nel maggio del 1989, viene usato anche uno pseudonimo. Lui racconta il suo lavoro ai laboratori S4, posti, guarda caso, a pochissima distanza dall'area 51. Il suo lavoro dura circa 4 mesi, ma da una copia della busta paga risulta invece che si è fermato in zona solo per pochi giorni. Perché così poco? Beh, si verrà a sapere che era stato sorpreso con alcune persone non autorizzate all'interno dell'area militare in cui lavorava. Il motivo? Volevano assistere ad alcuni test di UFO. Infatti, tra le tante affermazioni di Lazar c'è anche quella secondo cui all'interno dell'area sarebbero stati custoditi ben
9 dischi volanti provenienti da Zeta Reticuli, un sistema stellare binario localizzato a 39,2 anni luce dalla Terra. In seguito all'infrazione dei protocolli di sicurezza, LASAR viene dunque allontanato e, a suo dire, inizia a sparire la documentazione sulla sua vita, a partire dal certificato di nascita che NAP non riesce a reperire. Eppure, alcuni membri del personale dei laboratori sembravano conoscere LASAR, il suo nome compariva davvero nell'elenco telefonico interno del 1982 affiancato dalla sigla KM di Kirk Meyer. Ma è credibile che qualcuno voglia davvero cancellare le prove dell'esistenza in vita di LASAR e poi si faccia sfuggire elementi così compromettenti? E davvero dei simili incauti cospiratori potrebbero cercare di uccidere addirittura LASAR? Abbiamo ripercorso alcuni episodi salienti della vita di Bob Lazar, compresi i risultati delle indagini fatte su un piccolo insieme di sue affermazioni. Ecco, ci sembra di vedere una persona che ci tiene a sentirsi al centro dell'attenzione, che cerca di rendersi interessante, anche a costo di edulcorare non poco la realtà, di farsi credere in pericolo di vita, quando invece poteva girare tranquillamente, addirittura rilasciare interviste senza scorte né altre forme di protezione. Eppure, nel documentario Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers dichiara di non avere alcun motivo per mentire. Gli unici pericoli alla sua persona dunque provenivano dai suoi stessi comportamenti al limite della legalità e oltre. Penso che alcuni di voi ricorderanno i distretti militari diffusi nelle città italiane fino agli anni 90 del secolo scorso. Erano circondati da scritte come questa, no? Zona militare, sorveglianza armata. Non era consigliabile cercare di entrarci se non si era autorizzati. LASAR, a suo dire, ha violato dei protocolli di sicurezza e dei segreti militari di una base adibita alla sperimentazione di prototipi da guerra e addirittura dotata di un acceleratore di particelle. Poteva passarla liscia? Sembra difficile. Eppure non sembra ci sia stata una caccia all'uomo, palese o segreta che fosse. Ma lui, per tentare di farla franca da chissà quale minaccia, di fatto ha messo in atto quella che in rete oggi è nota come una strategia acchiappa click, un clickbait, cioè inizia a catturare l'interesse del pubblico, a far parlare di sé, facendosi così apparire in una maniera misteriosa e poi svela presunti segreti di natura extraterrestre in possesso dei militari. Posso supporre che se quelli fossero stati veri segreti militari, George Knapp si sarebbe visto piombare in studio o a casa sua, forse addirittura la polizia militare, e LASAR sarebbe stato arrestato e processato con enorme clamore. Ma tutto questo non succede, non trovo alcuna cittadinanza nell'isola che non cede alle cospirazioni. In quel mondo di fantasia si può far sparire la gente, si mette tutto a tacere e niente riemerge più. Come potete capire è un po' diverso da quello che accade nella realtà. Forse vi ricordate cosa è successo nel caso di Abu Omar, dei suoi prelevatori occulti, della successiva diffusione della vicenda del giornalista italiano Renato Farina indagato per favoreggiamento nel sequestro. Vedremo qua e là che anche il cospiratore di turno, riportando talvolta malamente le parole di LASAR, di fatto compete solo per acchiappare quanti più click possibili, stavolta reali, a scapito di un'informazione seria e verificata. E quindi è il caso di chiedersi per l'ennesima volta quanto questi finti indagatori del mistero, no? E quindi non solo LASAR, siano credibili. Anzi, per parafrasare il premio Nobel Bob Dylan, quante bugie deve raccontare un uomo per essere chiamato bugiardo? Ma partiamo da una notizia che qualche ufologo per fortuna fornisce. Lo IUPAC, l'International Union of Pure and Applied Chemistry, cioè l'autorità mondiale per la nomenclatura e la terminologia chimica, ha stabilito nel 2016 che l'elemento con numero atomico 115 si sarebbe chiamato moscovio, dopo aver avuto la conferma che era stato sintetizzato. Qui noi continueremo a chiamarlo elemento 115 in modo che anche gli ufologi improvvisati, quelli che hanno visto magari un paio di vecchi video in rete, possano capire immediatamente di che cosa stiamo parlando. Mantengo comunque la speranza che tutti, nel più breve tempo possibile, ci adeguiamo allo standard e iniziamo a chiamarlo moscovio, così come chiamiamo radio l'elemento 88 oppure fosforo l'elemento 15. In una serie di interviste rilasciate in breve tempo, LASAR racconta un sacco di cose,
parla per esempio del suo lavoro come supervisore di un team per la retroingegneria di un disco volante. La retroingegneria è l'insieme di studi e operazioni che mira a riprodurre un manufatto tecnologico, hardware o software, a partire dal manufatto stesso, il manufatto finito, dovendo quindi capirne e replicarne il funzionamento e i metodi di realizzazione. Ebbene, Lazar dice di essere inquadrato come fisico e nel raccontare il sistema di propulsione ripete una sequela di termini che suonano scientifici ma che non significano niente. Fa addirittura tanti disegnini che poi perfeziona negli anni a venire e chissà, magari di questo ne parliamo in un altro episodio. Oggi siamo interessati all'elemento 115, che secondo Lazar altro non sarebbe che il carburante del propulsore dei dischi volanti. Rimettendo insieme le informazioni fornite nelle varie interviste che si trovano ancora in rete e i resoconti che si trovano nei libri consultati, quelli che vedete qui in sotto nell'elenco, l'elemento 115 risulta essere un metallo arancio rossiccio, quasi color ruggine, simile al rame, di cui i laboratori avevano circa 500 libbre, 230 kg approssimativamente, in forma di dischetti delle dimensioni delle monete da mezzo dollaro. Benché i discorsi di Lazar fossero chiari nella loro natura, ma non nella veridicità, è molto facile che chi li ha ascoltati ha capito poco o niente di quello che ha detto, e non c'è da stupirsi. Non è difficile imbattersi in resoconti dei famigerati cospiratori che riportano cose divertenti, ma molto approssimative. Una di queste è quella secondo cui la dichiarazione di esistenza dell'elemento 115, sostenuta dal fisico Lazar, sarebbe stata confermata dallo IUPAC solo molti anni dopo. Nel 2015, dice il tipico finto indagatore, lo IUPAC ha annunciato la verifica della scoperta di 4 nuovi elementi chimici, tra cui l'elemento 115. Secondo questo sgangherato resoconto, è la prova del 9 definitiva, addirittura empirica, dell'attendibilità di Lazar, perché ha parlato di un elemento che all'epoca non esisteva ancora. E così questi improbabili cacciatori di verità sono rimandati a settembre, no scusate, volevo dire alla lettura del dizionario della lingua italiana e di qualche manualetto di chimica. Perché? Beh, vediamo di capire quanto c'è di vero e di corretto in questo concetto. Partiamo dalla tavola periodica degli elementi. Questo schema, noto a qualunque studente di chimica della scuola secondaria di secondo grado, fin dalla prima lezione, deriva dalla primissima sistematizzazione degli elementi noti che aveva fatto il chimico russo Dmitri Ivanovich Mendeleev, iniziata nel 1861. Quando il chimico e insegnante russo ha ideato la tavola per la prima volta, il suo obiettivo era quello di presentare in modo chiaro i 63 elementi conosciuti ai suoi studenti. In seguito si capirà che alcuni di quei 63 elementi in realtà non erano proprio elementi. Per chiarire alcuni concetti e seguire meglio l'evoluzione della tavola periodica, chiediamo aiuto alla professoressa Barbara Bonelli, docente di chimica al Politecnico di Torino. Nel suo libro di testo scrive che un atomo di un elemento è un'entità sferica elettricamente neutra, costituita da un nucleo centrale positivo circondato da uno o più elettroni negativi che si muovono rapidamente nel volume intorno al nucleo. Gli elettroni sono trattenuti dall'attrazione esercitata dal nucleo. Quest'ultimo è costituito da protoni positivi e neutroni neutri. Fa eccezione l'idrogeno, che ha il nucleo di un solo protone. Il numero atomico, che cos'è? È il numero dei protoni di un atomo, e un atomo elettricamente neutro ha il numero di protoni uguale a quello degli elettroni. Il numero di massa o massa atomica è invece la somma del numero dei nucleoni, cioè protoni e neutroni. Mendeleev dunque scrisse 63 elementi con le relative masse atomiche su altrettanti cartoncini, che poi ordinò come in un ipotetico solitario. La prima riga conteneva gli elementi più leggeri e ognuno di essi faceva da base per sistemare gli elementi più pesanti, che ne condividevano le caratteristiche. Per esempio, cloro e iodio hanno proprietà chimiche simili e infatti sono sulla stessa colonna del solitario. Dopo quasi un decennio di controlli, sistemazioni, raffinamenti, la prima versione della tavola periodica fu pronta, anche se trascorse altro tempo per raggiungere la forma definitiva. Gran parte della comunità scientifica trovò questo strumento inaffidabile perché sembrava spuntato fuori dal nulla.
In questo modo calpestavano gli anni impiegati da Mendeleev a costruire questo strumento e disconoscevano le sue affermazioni sulla possibilità di predire importanti proprietà degli elementi non ancora scoperti. Quest'ultima affermazione fu confermata a più riprese a distanza di pochi anni con le scoperte di gallio, scandio e germanio, scoperte che riempivano altrettanti buchi della tavola e confermavano le previsioni fatte in precedenza su determinate loro caratteristiche. Eccola l'importanza della scienza nel mettere a punto strumenti con cui fare previsioni sulla realtà. Molti elementi non erano ancora stati scoperti all'epoca di Mendeleev, ma la sua tavola periodica, che pure presentava dei buchi, permetteva di fare previsioni corrette sugli elementi mancanti, sia che fossero contenuti nelle viscere della Terra, come quei tre che abbiamo citato poco fa, sia che fossero sintetizzati nei reattori nucleari, come il promezio e il mendelevio. La scoperta del decadimento radioattivo scompiglia un po' le cose, perché gli elementi radioattivi potevano decadere in altri elementi, sbarazzandosi di alcune particelle subatomiche. Eppure, gli scienziati sono stati in grado di fare previsioni corrette anche sulla chimica degli elementi transuranici, cioè quelli con numero atomico superiore al 92, che è quello dell'uranio, compreso il previsto elemento 115, chiamato provvisoriamente ununpentio, che però fu scoperto solo nel 2003. Dunque, chi dice che Lazar è un grande fisico perché ha svelato, senza dimostrarla, l'esistenza di un elemento 115, ha buon gioco solo con le persone che non sanno niente di chimico, di fisica. Chi conosce proprio qualche elemento base di queste discipline sa che Niels Bohr, negli anni 20 del secolo scorso, aveva fornito un ipotetico modello atomico addirittura per l'elemento 118, elemento che sarebbe stato scoperto un secolo dopo. Sempre chi sa qualcosa di fisica e chimica non si stupisce dell'esistenza di un elemento dal numero atomico ancora non incluso nella tavola. Semmai si stupirebbe sentendo dire elemento 115 e mezzo, perché non si può avere un atomo con mezzo elettrone e mezzo protone, almeno allo stato attuale della conoscenza. Anche se gli elementi conosciuti finora sono 118, non c'è un limite superiore. No, non è esatto, il limite c'è. Come predisse Richard Feynman, il limite è l'elemento 137. Feynman fece questa predizione basandosi sulla teoria della relatività. Man mano che il nucleo di un atomo cresce, gli elettroni che gli ruotano intorno nelle orbite più esterne devono andare più veloci e gli elettroni oltre il 137esimo dovrebbero essere più veloci della luce, il che è impossibile. Calcoli successivi spostano il limite all'elemento 170, ma quello che non cambia è la questione. Se dunque iniziasse a parlare di un elemento 123 con determinate caratteristiche e tra 10 o 20 anni venisse scoperto pure con caratteristiche del tutto diverse, potete scommettere sul fatto che molti non diranno che sono stato un veggente o che ho tirato a indovinare senza essere Criswell. I am Criswell. I know all. Diranno piuttosto che conoscevo cose che loro non volevano farci conoscere. Insomma, come spiegato da Giuseppe Tipaldo nel suo libro, ricorrendo a Vladimir Propp, assumerei il ruolo del protagonista, dell'eroe, dotato di un elemento magico, cosa peraltro che è toccata in sorte a Bob Lazar, almeno tra i cultori di una certa ufologia. Abbiamo visto come il cospiratore, così l'abbiamo battezzato, abbia detto una cosa poco significativa, no? Tutti questi personaggi che inneggiano alla figura di Bob Lazar. Ma è proprio quello che ha detto anche lui? Che cosa ha detto di preciso Bob Lazar? Beh, più o meno. Lazar ha cambiato in parte nelle diverse interviste rilasciate le sue dichiarazioni. L'elemento 115 non può essere sintetizzato sulla Terra, ma è di origine extraterrestre, ha detto una prima volta. Poi, l'elemento 115 potrà forse in futuro essere sintetizzato in pochi atomi, ha detto in un'altra. E poi ancora, l'elemento 115 sta per essere sintetizzato, visto che nel centro di ricerche di Darmstadt in Germania hanno da poco sintetizzato il 112. Insomma, Lazar, che è probabilmente un millantatore, ma non è uno sprovveduto, non intendeva dire che gli scienziati davano per inesistente un elemento la cui probabile esistenza era invece postulata da decenni,
ma disse che l'isotopo dell'elemento custodito a Los Alamos era di provenienza extraterrestre, forse generato in una diversa galassia. Era un isotopo stabile in quantità tangibile e aveva proprietà che lo avvicinerebbero alla magia. Una volta, per esempio, sostiene che l'elemento 115 emetterebbe una radiazione mai vista prima, che genera antimateria. Questa cosa può suonare fantascientifica, no? Però provate a pensare a un esame di medicina nucleare, la PET, cioè la tomografia a emissione di positroni che si fa negli ospedali. Il positrone, cioè l'antielettrone, è antimateria. Adesso non sembra più un'affermazione così fuori dal mondo, no? Un'altra volta poi specifica che i dischetti di 115 per funzionare devono essere posti uno sull'altro a formare un cono, una torre di Hanoi, però devono essere fusi insieme. Oppure dice che è necessario tagliare un cilindro di 115 a forma di cono, ma non spiega mai quali tecnologie siano necessarie per fondere o per tagliare un metallo ancora sconosciuto. Tutti coloro che inneggiano la figura di Lazar poi spiegano addirittura le sue parole dicendo che bisognerebbe bombardare l'elemento 115 con protoni che lo fanno diventare elemento 116. Questo decade in antimateria che reagisce con la materia in un'esplosione che genera il 100% di energia usata per alimentare la propulsione antigravità. Però è l'elemento 115, la sorgente di onde gravitazionali a, insomma, faticate a seguire? E anch'io, in effetti, qui la fantasia sta correndo sfrenata, anche perché se l'antimateria della PET, di quella che si trova negli ospedali, davvero reagisse esplodendo con la nostra materia, forse converrebbe evitare di fare la PET. Un elemento subatomico rimane tale sia che appartenga all'idrogeno sia che appartenga al moscovio. Non può avere proprietà ordinarie in molti elementi e straordinarie in uno solo di essi. Lazar non parla esplicitamente di magia, ma basta sentire quante volte dice «questo non potrebbe essere vero, eppure è così» per capire che sembra continuamente sottintenderlo. Insomma, mischia cose verosimili ad astrusità mai dimostrate. Ma lasciamo da parte le stupidaggini e concentriamoci sul vero e, se possibile, sul verosimile. Torneremo sulle onde gravitazionali un'altra volta. Lazar parlava di isotopo, ma cos'è un isotopo? La professoressa Bonelli ci spiega che è un atomo di un elemento in cui cambia solo il numero di neutroni, quindi la massa atomica. Un isotopo è chimicamente pari all'elemento originale, ma non lo è fisicamente. Capitano di frequente isotopi radioattivi di elementi stabili. Per esempio, il trizio è un isotopo dell'idrogeno. Si usava per rendere fosforescente alcune parti degli orologi. La sua radioattività ne ha fatto abbandonare l'uso. La radioattività caratterizza praticamente tutti gli elementi superpesanti conosciuti, quindi anche il 115. E non si ha evidenza della loro esistenza, specie come elementi stabili, nemmeno nel cosmo, analizzato con tecniche di radioscopia astronomica, anche dopo lo scontro di due stelle di neutroni, evento che genera, scandagliandoli poi nel cosmo, gli elementi tra i più pesanti conosciuti. In genere questi sedicenti, no, smascheratori di cospirazioni immaginarie puntano molto sulla presunta stabilità di un isotopo del 115. Da ufologo un po' di fisica devo conoscere, la afferma per esempio uno di questi. Peccato che non parli per niente del fatto che la formazione naturale di isotopi per cattura neutronica genera isotopi instabili e radioattivi. In quei casi uno o più neutroni di un elemento si trasformano in protoni tramite un processo chiamato decadimento beta negativo, cioè emettendo un elettrone e un neutrino. A quel punto l'elemento si è trasformato in uno più pesante, ma è probabile che il nucleo, sempre più grande, si spezzi fino a formare elementi più piccoli, stabili. Purtroppo sono meccanismi ancora largamente incompresi. Insomma, queste persone spesso tendono a confondere quello che dice una teoria indimostrata con quello che avviene realmente e dunque pretendono che sia vero ciò che loro vorrebbero fosse vero. Soprattutto tendono spesso a confondere il possibile con il probabile. Facciamo un esempio. Il tipico teorico delle cospirazioni dell'11 settembre, per esempio, dice «è impossibile che dopo quell'impatto questo comodino sia rimasto in piedi». Ma questo non è impossibile, è solo improbabile. Bisogna conoscere come si combinarono i flussi d'aria per capire il perché un comodino in piedi in mezzo alla devastazione, appunto, sia rimasto lì. Ma cos'è l'impossibile e cos'è l'improbabile? Vediamolo con un esempio. Supponiamo di
cadere da una finestra del terzo piano. È improbabile, cioè davvero molto difficile, che cadendo a terra non ci fratturiamo alcun osso. Ma non è impossibile, dipende da tanti fattori. Quello che è impossibile, e che cioè non avverrà mai e poi mai, è che la caduta si arresti da sola e che rimaniamo fluttuanti a mezz'aria appesi al nulla. Non possiamo annullare la gravità solo per noi. Comunque, tornando a Lazar, l'affermazione circa l'isotopo stabile attingeva alla cosiddetta teoria dell'isola di stabilità, un'ipotetica regione di isotopi stabili in mezzo a elementi e isotopi altamente radioattivi. La teoria è nata intorno al 1930, aggiornata intorno al 1965. Di questa isola parlava di nuovo un articolo pubblicato a maggio 1989 su Scientific American, guarda caso proprio a ridosso della prima intervista di Lazar alla Class TV. Coincidenza? Beh, è curioso anche che di questa isola non si sia ancora trovata traccia. La presunta eccezionalità della rivelazione di Lazar stava appunto nel fatto che l'elemento 115 presente a Los Alamos fosse stabile, ma non è affatto detto che Lazar abbia detto la verità. Sembra più plausibile che abbia cucito insieme alcune letture, qualche competenza lavorativa per tirare fuori una storia realistica ma indimostrabile. Può essere allora interessante capire come è stato prodotto il vero moscovio, quello sintetizzato in laboratorio, del quale sono stati prodotti pochi atomi nei laboratori di Dubna in Russia, in una collaborazione con Lawrence Livermore National Laboratory. Un bersaglio di americio 243 è stato bombardato con un proiettile di calcio 48 per osservare che le catene di decadimento alfa avevano prodotto due isotopi di moscovio, il moscovio 287 e il moscovio 288. Esperimenti successivi fatti in altri laboratori negli Stati Uniti, in Svezia, in Germania, hanno confermato il risultato e ottenuto altri isotopi. Purtroppo, come detto, anche il moscovio si è rivelato altamente radioattivo e, come riportato da alcuni autori del Livermore Laboratory, decade in pochi millisecondi, trasformandosi attraverso decadimenti intermedi dapprima in dubnio, così chiamato in onore della città di Dubna, e poi in uranio. Sappiamo anche che il moscovio è classificato come povero metallo e che gli atomi prodotti sono talmente pochi e instabili che è impossibile indovinarne il colore, se questo materiale esistesse in quantità tale da rendercelo visibile. Quindi figuratevi questi dischetti color marrone, arancio o così. I teorici della cospirazione, il nostro cospiratore, come dicevamo, sono sempre preoccupati per qualcosa che loro, i cattivi, ci tengono segreto, ci vogliono tenere segrete le cose. In questo caso, questo loro corrisponderebbe ovviamente al governo statunitense e al suo apparato militare. Sempre costoro pensano che i militari mantengano per deformazione professionale il più stretto riservo su informazioni e tecnologie strategiche. Secondo i racconti di Lazar, la cui credibilità gli viene accordata per il semplice fatto di aver lavorato qualche giorno nelle vicinanze dell'Area 51, l'apparato difensivo statunitense avrebbe addirittura della tecnologia aliena e da prima del 1990. Pensate, hanno tutta questa tecnologia miracolosa, spaventosa, e non l'hanno mai usata in occasione delle due tremende guerre del Golfo contro Osama Bin Laden, né più recentemente contro i talebani in Afghanistan, da dove anzi si sono ritirati in maniera non proprio eroica. Ecco, mi sembra credibile? Ma vediamo il più emblematico segreto militare statunitense: Internet. Quella gigantesca rete di computer a portata dello smartphone di uno qualunque dei nostri bambini nasce come ARPANET all'interno dell'ARPA, cioè l'Advanced Research Projects Agency, l'agenzia istituita nel 1958 dal presidente Dwight Eisenhower, in un'epoca in cui i computer dovevano macinare numeri e non connettersi gli uni agli altri. Nel 1969, quando la prima rete a commutazione di pacchetto fu realizzata in seguito alla riuscita connessione di due computer, nasceva ARPANET. Già nel 1973 vi erano connessi più di 30 tra università, uffici governativi, aziende, dislocate anche alle Hawaii, in Norvegia, nel Regno Unito. Arrivò relativamente presto anche in Italia. Il 30 aprile 1986, al CNR di Pisa, con Blasco Bonito, che lanciò il primo comando ping e ricevette un ok dagli USA. Insomma, un progetto nato per contrastare il collasso delle linee telefoniche in seguito
a un eventuale attacco sovietico, progetto di primario interesse militare, si apre quasi immediatamente al mondo, con provider privati che rivendono connessioni a privati cittadini, aziende e altri soggetti. Un gran bel segreto, veramente. È utile ricordare che una cospirazione autentica, e ne sono esistite come e ancora ne esistono, lo abbiamo già ripetuto e raccontato mille volte, in genere viene messa in atto da un gruppo di persone relativamente ristretto, solitamente ha una durata limitata nel tempo e degli obiettivi molto precisi. Soprattutto termina quando viene scoperta, quando viene denunciata, a maggior ragione quando la gola profonda si trova tra i cospiratori. Dal 1989 solo Bob Lazar ha fatto una quantità fenomenale di rivelazioni, ma nessun'altra delle persone che sarebbero state coinvolte in quell'opera di insabbiamento ha mai aperto bocca. Che abbiano fatto una votazione interna per stabilire chi avrebbe spifferato la verità al mondo e perché questa cospirazione non è terminata. E poi un'altra convinzione totalmente fallace, no? Spesso sentite dire, beh, lo sanno tutti, non so, che gli extraterrestri esistono, ma non si può rivelare al mondo perché sconvolgerebbe la civiltà, sconvolgerebbe la mente delle persone comuni, l'umanità non è pronta. Ma i militari, i civili, che dovrebbero essere a conoscenza di questi fatti e di questi oggetti sconvolgenti, non fanno parte dell'umanità? Sono forse androidi? Perché non hanno la mente sconvolta? No, sono le persone con la mente chiusa, quelle che devono svegliarsi, solo loro, le anime candide. Ecco, loro sì, ne uscirebbero sconvolti. Sapete cosa penso? Che se ci fosse per davvero una rivelazione simile, cioè che abbiamo a disposizione tecnologia aliena o che gli extraterrestri sono davvero tra di noi, succederebbe a tutti proprio esattamente come ci racconta Ennio Flaiano nel suo racconto Un marziano a Roma. Qualcuno se lo ricorda? Un marziano atterra il galoppatoio di Villa Borghese a Roma e nei primi giorni è l'attrazione di tutti, organi di informazione per primi, inviti, alloggio negli alberghi, a pagare si penserà in futuro. Poi, già 3 mesi dopo, per la strada, qualcuno ecco che lo apostrofa gridandogli «A marziano!» per poi fargli un pernacchione e lui se ne torna sconsolato verso Villa Borghese perché vorrebbe tornarsene su Marte. Il problema è che deve recuperare la sua aeronave, gli albergatori gliel'hanno pignorata. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi ricordo il mio nuovo libro, La scienza dell'incredibile, che trovate in tutte le librerie, oltre che nel link qui sotto. Vi ricordo gli appuntamenti a Novara e a Bologna di questa settimana. Non mancate e ricordate che trovate tutte le date delle mie presentazioni da qui a giugno, luglio, insomma, nella mia newsletter, l'avviso ai naviganti, che ogni domenica mattina vi arriva a casa. Nell'attesa, quindi, di vedervi di persona, io ringrazio i naviganti che ci aiutano a realizzare questo e tutti i contenuti che condivido qui sugli altri miei social e lo fanno sbarcando sulla mia isola del mistero, cioè la mia pagina Patreon. Venite anche voi, sbarcate sull'isola, contribuirete in maniera concreta la realizzazione di questi e di tanti nuovi progetti che discuteremo insieme. Allo stesso tempo avrete accesso anche a molti contenuti esclusivi, parteciperete appunto alle mie scelte, risponderò alle vostre domande e potrete entrare in una chat riservata dove oltre a me si trovano tanti naviganti. Potete leggere i nomi di alcuni di loro nella sigla finale di questo episodio e chissà, magari presto potrebbe esserci anche il vostro. Per ora noi ci fermiamo qui, ma ci rivediamo ancora venerdì prossimo, anche se, dobbiamo dire la verità, questa stagione di strane storie sta per giungere al termine con l'arrivo dell'estate, lo sapete, quindi a maggio ci saranno gli ultimi episodi per quest'anno e poi tornerà, lo sapete, uno studio in nero che ci farà compagnia per tutta l'estate. Però noi qui ci saremo ancora venerdì prossimo, sempre alle 13:30, con un nuovo straordinario episodio di Strane Storie. A presto! Sa che cosa vorrei? No, ma prego, sentiamo pure, che cosa? Beh, mi piacerebbe morire negli agi. Cioè? Non ho capito. Vorrei che di me si dicesse, ma com'è morto? Gli è scoppiato il portafogli.